La categoria degli asociali subisce gli orrori della deportazione e dello sterminio ben prima dell'inizio della Shoah. Come asociali venivano etichettati tutti coloro che non si conformavano con il modello di cittadino ideale. Erano minorati fisici e psichici, prostitute, mendicanti, senza tetto e alcolisti. Erano le donne omosessuali i cui comportamenti erano considerati capricci o perversioni. 1 settembre 1941. Finisce in questa data l'operazione Aktion Tiefea, portata avanti dai nazisti nei territori tedeschi, confluendo nella soluzione finale. Questa operazione doveva rimanere segreta, tanto che i soldati la chiamavano EU-Aktion, ovvero programma di eutanasia. Anche il nome in sé, volutamente oscuro, la sigla Tiefea stava per Tiergartenstrasse 4, ovvero l'indirizzo dove era situato l'ente pubblico nazista per la salute e l'assistenza sociale. A questo indirizzo giungevano le liste di malati irreversibili o gravi, sui quali i medici operavano il trattamento. Avveniva in diversi edifici dislocati in tutta la Germania. Ma qual era il trattamento? L'uccisione spietata dei malati inguaribili, delle vite indegne di essere vissute, di coloro che gravavano sulle tasche e sugli ospedali del Reich. Karl Brandt, medico personale di Hitler, affermò: «È per me intollerabile l'idea che i migliori, il fiore della nostra gioventù, debbano perdere la vita al fronte perché i deboli di mente ed elementi sociali irresponsabili possano avere un'esistenza sicura negli istituti psichiatrici». Fu così che, oltre 250.000 Nutzlosen Essen, ovvero mangiatori inutili, persero la vita in quanto malati mentali per via di patologie come schizofrenia o epilessia, oppure perché banalmente non conformi alla società. Uno dei centri Tiefer più spietati fu quello del castello di Hartheim, in cui venne costruita per la prima volta una camera gas, che sarà poi replicata nei campi di sterminio. Luoghi come questo divennero quindi veri e propri laboratori, dove vennero messe in pratica ed affinate le tecniche di uccisione di massa, lontano da occhi indiscreti. Il 12 febbraio 1941, Katharina Lampert venne prelevata dal suo istituto di cura da un autobus coi vetri oscurati, guidato dal personale delle SS che indossava camici bianchi, e venne portata in quel maledetto castello. Dopo essere stata selvaggiamente abusata, picchiata e maltrattata per 7 giorni, venne lasciata esanime nella camera gas del castello di Hartheim, dove sopraggiunse la morte pietosa, come la chiamavano le SS. I malati trasferiti in questi centri dovevano essere uccisi subito, perché era importante contenere le spese. C'era sempre un altro carico di malati che stava arrivando. Il padre di Katharina ricevette la notifica della sua morte il 18 febbraio 1941. Su di essa c'era scritto crisi epilettica, la stessa patologia per la quale era stata accolta in una casa di cura. Katharina Lampert nacque il 5 ottobre 1913 in un piccolo comune della Valle del Reno in Svizzera, da due genitori poveri che svolgevano mestieri di bassa caratura sociale e con già 3 figli a carico. Il suo destino, fin da adolescente, era stato fortemente segnato dalla sua patologia, l'epilessia. L'assenza a quei tempi di medicine efficaci le stavano provocando danni cerebrali che l'avrebbero portata ad una condizione neurologica terminale, come sostenevano le SS. Crebbe con la madre, che doveva chiedere costantemente aiuto economico alla comunità, e alla sua morte Katharina venne mandata in un istituto per poveri. Visto che non possedeva nulla per sostenersi, venne costretta a lavorare nei campi e nelle cucine dei benefattori dell'istituto. All'età di 22 anni, si trovò senza soldi, costretta a lavorare gratuitamente, costretta a vivere in una maniera non decorosa e con una patologia per la quale veniva definita una minorata. Il 16 febbraio 1940, Katharina arrivò in una casa di cura nella quale, per ordine di Hitler, si applicava l'operazione Aktion Tiefea. I medici dovevano redigere delle schede nelle quali indicavano le malattie ed il grado di ospedalizzazione di ogni paziente. Le cartelle cliniche venivano poi segnate da un meno o da un più, con una penna bicolore.
Se veniva assegnato il meno, il malato rimaneva nel manicomio. Se veniva assegnato il più, veniva trasferito presso i centri in cui avveniva l'eutanasia. I medici, spesso, decidevano di aggravare il quadro clinico dei pazienti, perché pensavano che quelle liste servissero a individuare gli abili e i non abili al lavoro. I medici, rendendo fede al giuramento di Ippocrate, volevano solo perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo, ma, inconsapevolmente, hanno condannato migliaia di vite al macello. Alice Ricciardi von Platen al processo in Norimberga affermò: «Il popolo, con propaganda e film, è stato guidato verso questo terribile fine, questo crimine. E sono stati probabilmente tutti buoni cittadini, ma il male arriva come un piccolo piccolo nodo, come il cancro. Così, tramite una forte propaganda, è stato instillato l'odio, creata la categoria dei non conformi, di coloro che non rientravano all'interno dei canoni del cittadino ideale». Ma nella nostra società attuale, questo odio sistematico verso il diverso esiste ancora? La risposta non è così semplice. Ci troviamo spesso davanti a fatti di cronaca che parlano di persone definite non conformi, diversi, che vengono abusati, picchiati o maltrattati a causa di questa loro condizione. Certo, non intendiamo paragonare l'azione di qualche facinoroso con il sistematico e programmatico sterminio, ma di fronte ad azioni tali non bisogna girare il volto per indifferenza. Nell'esatto momento in cui noi giriamo lo sguardo da un'altra parte, abbiamo perso l'occasione per esercitare la nostra umanità. Dobbiamo interessarci e contrastare le ingiustizie. Dobbiamo avere come motto We Care, perché tragedie come queste non avvengano più. Cos'è la memoria? Un esercizio faticoso, che però mette in relazione qualcosa che tu fai con qualcosa che riguarda tutti gli altri.